Una buona serata, buon mercoledì e ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Un numero particolare questo perché il turno infrasettimanale di campionato che ha visto 4 su 5 abruzzesi in campo. Le cose sono andate discretamente bene, 2 vittorie, 1 pareggio e l'unica sconfitta di giornata, sempre per quanto concerne la nostra regione, è quella del Pineto a Castelfidardo. E dunque, dopo il pareggio interno con l'Aprilia di domenica, la sconfitta oggi rovinosa contro il Castelfidardo, sono ore di riflessione in casa Pineto sulla guida tecnica di Daniele Amaolo. Questa sera probabilmente, con ogni probabilità, la dirigenza biancazzurra si aggiornerà su quello che potrebbe essere il futuro della panchina pinetese, anche perché il Pineto non giocherà domenica contro il Matese e poi riprenderà con la trasferta di Campobasso. Belle vittorie invece nello scontro diretto per il Notaresco contro la Recanatese, 2-1 Speranza e Banegas firmano un successo importante per la squadra di Epifani, perché nell'altro big match il Campobasso si spaventa all'inizio contro il Rieti ma poi lo rulla 4-1. Altra bella vittoria, quella della Vastese contro il Tolentino, 3-1 tra le mura amiche. La cura da Derio continua a dare i propri effetti, aragonesi sempre più in forma. Pareggio invece un po' deludente, bisogna dire la verità, del Castelnuovo in casa contro il fanalino di coda Atletico Porto Sant'Elpidio. Saluto in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao e buonasera. Allora, cominciamo con i numeri, poi avremo ovviamente anche gli ospiti che ci accompagneranno questa sera. Iniziamo con i numeri di giornata, partendo dai risultati, dalla classifica del girone F di Serie D. Vediamo i risultati con l'ausilio della grafica. 15ª giornata, Aprilia Agnonese 4-0, Campobasso Rieti come detto 4-1, Castelfidardo Pineto 2-1, Castelnuovo Atletico Porto Sant'Elpidio unica partita senza reti 0-0, Notaresco Recanatese, con cui apriremo questo numero dell'Abruzzo del Pallone, 2-1, Vastese Tolentino 3-1, Vasto Girardi Cinzia Albalonga 2-1. Le partite rinviate per questioni riguardanti Covid in casa Matese e in casa Montegiorgio sono per l'appunto Matese Giulianova e Montegiorgio Fiuggi. Vediamo la classifica, ovviamente tenendo conto dei recuperi ci devono essere. Il Campobasso è primo in classifica, più 3 sul Castelnuovo, considerate il Campobasso ha anche 2 partite in meno rispetto al Castelnuovo. 25 punti per il Notaresco, che è anche da recuperare come vedete, quindi la distanza è di 5 punti, 24 punti per il Rieti, 23 per il Vasto Girardi, 21 per Castelfidardo e Cinzia Albalonga, 18 per Recanatese, Fiuggi e Vastese, 17 punti per Pineto e Aprilia, 14 per il Monte Giorgio, 12 per il Tolentino, 10 per il Matese e 6 per il Giulianova, 3 punti per Olimpia Agnonese, Atletico Porto, Sant'Elpidio. E io sono contento di rivedere, anche se ahimè non fisicamente ma solo in collegamento, Ezechiel Banegas, attaccante del Notaresco. Ciao Ezechiel, ciao Pocio. Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Ben rivisto, oggi gol vittoria. Eh sì, oggi un gol importante perché erano 3 partite che non vincevamo, quindi è stato per fortuna un gol importante per la squadra e ci ha portato i 3 punti che, come ti dicevo, immediatamente le ultime 3 domeniche o le ultime 3 partite, perché giochiamo domenica, mercoledì, domenica, non eravamo riusciti a vincere, quindi è stato molto importante, soprattutto contro una Recanatese che sappiamo che è una squadra molto di valore, che lotterà nelle parti alte della classifica, quindi questa è stata una gran vittoria. E allora noi ci andiamo subito a vedere il servizio, poi ovviamente ne parliamo. Notaresco Recanatese 2-1, Matteo Falzon. Notaresco torna a vincere, mancava dal 6 gennaio contro il Matese e lo fa nel big match di giornata contro un avversario di grande livello al termine di un incontro piacevole. 3 punti d'oro per la compagine rossoblù che scala una posizione in classifica, accorcia rispetto alla seconda in graduatoria, ma soprattutto vale da un punto di vista mentale perché tiene dietro una concorrente diretta per occupare le zone nobili. Sul fronte formazioni mister Massimo Epifani conferma per 10 undicesimi lo schieramento sceso in campo al Filippo
Poditella di Vasto Girardi. L'unica eccezione è Cancelli, che torna a titolare al posto di Banegas. Il tecnico abruzzese Federico Giampaolo invece deve rinunciare a Sbaffo ed è lo squalificato De Chirico. Tra i pali confermato Santarelli, titolare anche l'ex Liguori, solo panchina per l'ex Teramo Piccioni. Il match entra subito nel vivo con le due squadre subito propositive ed infatti all'ottavo il notoresco passa. Sugli sviluppi del primo angolo a favore, sul colpo di testa di Marchionni è reattivo l'intervento di Santarelli. L'azione prosegue ed è Capitan Speranza con una girata volante a trovare l'angolino vincente. 1-0 e primo gol in campionato per il capitano rossoblù. Marcatura che ha tanto ricordato quella siglata in Coppa Italia al Cibali di Catania. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del presidente Di Giovanni prova a cercare subito la via del raddoppio e dal 21esimo ci va veramente a un passo. Sul tiro cross del solito Marchionni, deviazione di Cancelli con palla che termina alta di pochissimo. La prima vera risposta della Recanatese, che gioca molto il pallone, nasce da un mancato anticipo di Gallo alla mezz'ora. Il tiro di Pera lambisce il palo alla sinistra di Sciba. Il match è piacevole e le azioni si sviluppano con continuità. Al 38esimo è Bianciardi a concludere senza troppa precisione sull'assist di Marchionni, mentre al 41esimo è provvidenziale prima Sciba e poi Blando nello spazzare l'area sull'affondo di Pezzotti. Poco prima del riposo, infortunio muscolare al momento di calciare dal limite per Marchionni. Qualche contestazione perché la palla non viene subito buttata fuori, ma alla fine il numero 7 esce, al suo posto Banegas. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo al secondo tempo con la Recanatese che ha un approccio migliore ed infatti al quarto i giallorossi trovano il pari. Scibe bravissimo su Pezzotti, ma nulla può sul tapin vincente dell'under Curzi. 1-1 è tutto da rifare per i padroni di casa. L'inerzia passa a favore della Recanatese che gioca molto ma crea poco e Sciba di fatto non corre pericoli. Si susseguono i cambi e la scintilla arriva al 28esimo quando il tiro di Banegas termina di un niente sul fondo, occasione che scuote i rossoblù che nel frattempo hanno mandato in campo Palumbo e Cesario che hanno un ottimo approccio. Non a caso al 36esimo ecco la rete che deciderà il confronto. Blando per la corrente Palumbo, sponda intelligente per Banegas che non ci pensa su due volte e lascia partire un tiro che con deviazione di Raparo non lascia scampo a Santarelli. È la quinta rete per l'atleta argentino, fondamentale, che regala un successo quanto mai prezioso sotto tutti i punti di vista. Nei restanti minuti finali infatti non succede più nulla, nonostante la pressione esercitata dai leopardiani. E al fischio finale il notaresco può festeggiare la settima vittoria stagionale, la quarta casalinga. Di contro arriva il secondo stop per la Recanatese. Poi scenderemo negli spogliatoi, però adesso siamo curiosi con Ezequiel Banegas di approfondire un po' quella che è stata questo pomeriggio. Ezequiel, io volevo sapere, insomma, quanto è importante vincere uno scontro diretto del genere, pur se poi finisce la partita, si va a vedere, perché è così, non mi dite che non è così, si va a vedere che ha fatto il campo basso, vedi 4-1, e le distanze sono sempre quelle, però insomma rimanere in scia serve. Era fondamentale perché, come ti dicevo e come ha detto Matteo nel servizio, loro comunque hanno tante gare da recuperare, la Recanatese, quindi non è la classifica, non è quella vera che c'è in questo momento. Sappiamo che è una squadra che è stata costruita per lottare nelle parti alte della classifica, quindi era importante per continuare noi stare là sopra e, come ti avevo detto, venivamo da 3 partite e 2 pareggi e una sconfitta. Quindi era molto importante vincere per noi e per la classifica rimanere nella zona alta, perché comunque Campobasso sta tenendo un ritmo, come hai detto te, ma anche le altre squadre, e tenere lontani appunto la Recanatese. Quindi è stata una vittoria molto, ma molto importante. Qual è delle ultime partite, Ezequiel, non vinte, quella che vi è rimasta un po' sul groppone, quello che, a cui non siete, che non vi è ancora scesa? Cioè, se vai a vedere, comunque non mi voglio nascondere dietro l'episodio arbitrale, però purtroppo è un dato di fatto, cioè un errore di un arbitro che ci sta, possono sbagliare, sono umani. Quindi quella con la Vastese? Quella con la Vastese è stata clamorosa, perché pur non giocando una gran partita noi abbiamo avuto comunque 5-6 occasioni tu per tu col portiere, ed è stata questa azione che non era né fallo laterale per loro né calcio d'angolo,
e rigori fuori area da 2 metri, quindi purtroppo questa partita sono 2 punti là che ce li meritavamo, insomma, dentro la classifica. Poi Vasto Girardi ci sta a pareggiare, anche se ci hanno annullato il gol all'ultimo secondo, e però secondo me quella con la Vastese è stata veramente clamorosa. Assolutamente. Oh, Andrea, sul Notaresco, visto che veniva da una serie di partite senza vittorie, oggi arrivava la Recanatese, era un banco di prova importante, io penso, superato bene, molto bene da questa squadra. Sì, intanto saluto il Pocio, gli faccio i complimenti perché ha fatto un gran gol pesantissimo, e un gol dove si vede anche la grande intesa che ha lui con Palumbo, perché insomma i due si conoscono molto bene, hanno un ottimo rapporto, si sono ritrovati a Notaresco, quello scambio sul breve ricorda insomma scambi visti già in maglia Francavilla in passato. Un gran gol, gli faccio i complimenti e gli chiedo, quella partita con il Vasto Girardi, no, noi chiaramente non è che avessimo molti riferimenti, che è successo in occasione del gol annullato proprio al tuo amico Palumbo? Poi parlo di questo Notaresco Recanatese, però lì sembrava l'avesse dato, poi è stato tolto, che è successo? Sì, quello che ci spiega l'arbitro che praticamente il calcio d'angolo è dall'altra parte del guardalinea, quindi il lato sinistro se guardi il campo, calcio d'angolo a uscire, con la nebbia che c'era, se voi andate a rivedere le immagini, cioè tutta la partita veramente non si vedeva nulla. Sì. Shiva ci diceva che non vedeva i nostri difensori, quindi per farti capire che la visibilità era molto ma molto difficile, non si vedeva praticamente niente. Sì, proviamo a rivederla. L'indicazione per la regia è ovviamente la puntata di domenica. Vasto Girardi Notaresco nella seconda parte. Alla fine. Abbiamo visto anche domenica, però la facciamo vedere l'ultima la azione. Nebbia del Ditella. Che c'era anche oggi la nebbia, C'era anche oggi la nebbia. Sì, al momento dono, c'è ma anche la nebbia. Sì, esatto. Noi scherziamo con i ragazzi, diciamo, non è facile andare a giocare in Perù, perché di solito l'Argentina va a giocare in Perù, che ci sono molti, molti metri a livello del mare, quindi facciamo questa battuta con Vasto Girardi, che veramente è a giocare là alto, non so se è nebbia o nuvole veramente, perché sì, è in alto sto campo, quindi ecco, non si vede, ecco, guardalinee è dall'altra parte, quindi lui sostiene che la palla sia uscita e rientrata. Noi sinceramente, da quello che dice Cancelli, che ha calciato il calcio d'angolo, ecco, guardalinee è da lì, ma il calcio d'angolo è stato dall'altra parte proprio del campo. Sì, quindi... sì, tra un po' arriva. Dopo questa azione, se esatto, non erro, esatto, bravo. Arriva dopo il calcio d'angolo, eccolo qua. Peraltro c'è anche l'inquadratura dal basso, ma... Esatto, cioè, guarda, Palumbo va a colpire fuori dall'area piccola, quindi la palla che esce che appena calci, quando, cioè, è impossibile che fa una traiettoria che esce fuori dal campo e rientra fuori dall'area piccola, quindi... La parabola veramente è un po' discutibile, insomma, che la palla sia uscita tutta, deve uscire per forza tutta e rientrare fuori. Eccola. Vediamo dove va a colpire Palumbo, cioè proprio al limite dell'area piccola. Sì. Quindi è molto discutibile come scelta. Poi il guardalinee, tra l'altro, dall'altra parte, quindi ancora più lontano. Però va bene, sono cose che possono succedere. Purtroppo sono capitate spesso a noi queste ultime partite. E quindi c'è un po' di rammarico, perché questi punti dopo potrebbero essere pesanti alla fine del campionato, però comunque sappiamo che mancano, noi abbiamo giocato forse 12 partite fino adesso e mancano altre 22, che sono veramente tanti tanti punti in bilico, quindi stiamo tranquilli, continuiamo per la nostra strada. Adesso ci mancano 13, mi sa che abbiamo giocato 4 partite, mancano per finire il girone andata, e cercheremo di fare il massimo partita dopo partita. Senti Ezechiel, poi ti faccio fare la domanda da Andrea, una volta risolta la questione di Tella Vasto Girardi, è vera, verosimile, ne sapete qualcosa, l'eventualità che alla fine del girone d'andata il girone F possa avere qualche settimana di sosta per permettere i recuperi, ne sapete qualcosa? No, sinceramente no, anzi penso che noi abbiamo 2 partite da recuperare e abbiamo un recupero subito mercoledì prossimo, mi sembra il 17 adesso, prossimo domenica, e ci manca ancora un recupero col Tolentino, forse giochiamo anche il mercoledì prima di riniziare il girone di ritorno contro il Pineto, quindi penso che si continuerà a giocare così, perché se no già così finirebbe comunque il 6 o l'8 giugno,
Se pensiamo che vi è uno stop che ci possa essere adesso, finiamo a settembre, quindi non penso sia fattibile. Assolutamente. Andrea? Sì, perché io dicevo che questa era una partita importante, perché Notaresco vincendo avrebbe dato una bella spallata alla Recanatese, che ha più partite da recuperare, ma ora, quando cominci a vedere la Recanatese, tutto questo distacco che c'è, perché ecco, vediamo Campobasso 30, Notaresco 25, Recanatese 18, è vero che ci sono tante partite da recuperare, ma comincia a essere una scalata, cioè anche moralmente per la Recanatese risalire è molto molto complesso. Ecco perché Notaresco non doveva fallire questa opportunità di dare una spallata alla Recanatese, e poi c'era l'esigenza di approfittare di Campobasso Rieti, perché lì almeno una squadra avrebbe perso punti, ed è stato il Rieti, ma così il Notaresco resta in scia del Campobasso. Ricordiamo che Notaresco dovrà ricevere nel girone di ritorno il Campobasso a Notaresco, e tenersi a 5 punti comunque vuol dire stare in un margine ancora in cui te la puoi giocare. Quindi era fondamentale questo test anche per uscire da questa fase di non vittorie, poi si entra in questa spirale, gli arbitraggi, meglio cancellare con un bel colpo di spugna, e il sinistro del Pocio è stato un gran colpo di spugna. Assolutamente, sono d'accordo con te, Andre. Sì, sì, peraltro, sono d'accordo al 100%. Peraltro, Pocio, non so se a questo punto è più magico il sinistro di Banegas o, in maniera del tutto inaspettata, quello di Ivan Speranza, che ha fatto lo stesso gol che ha fatto a Catania, al passaggio di Catania in Coppa Italia. Lo stesso veramente gol, lo dicevo allo spogliatoio, veramente questa girata allora ce l'ha, alla fine lui è un attaccante mancato, insomma, ridiamo queste cose, perché veramente ha fatto lo stesso gol girandosi su se stesso e facendo un gran gol. Anche a Catania ha fatto un gol molto simile. Eh sì, eccolo qua, lo vediamo. È tra un po'. Sì. È questo? Eccolo qua. No, vabbè. Dobbiamo prenderlo in giro adesso, davvero. Adesso poi mandiamo un messaggio ad Ivan. Diciamo il sinistro più felpato del girone. Ma ci dovrebbe essere anche il gol fatto a Catania da Ivan in cartella. Ah, ok, allora lo vediamo la somiglianza, perché peraltro Matteo Falzon, che ringrazio anche perché ci aveva messo a disposizione Ezechiel Banegas, l'ha detto nel servizio, ma me l'aveva anche segnalato, ha detto guarda che oggi pomeriggio Ivan ha fatto un gol che somiglia a quello che ha fatto a Catania. Eccolo qua. Eccolo. Eh sì, poi in girata li fa. ma li prova? No, sinceramente non l'ho mai visto in aria in allenamento, quindi non so da dove prende dove riescono questi colpi, però comunque ce l'ha, e meno male che ce l'ha avuto, perché è stato un gol importante, soprattutto partire vincendo. Questo è il mio contro Pescara. Sì. Infatti Matteo nel servizio ha sbagliato, domani glielo dico, ha detto 5 gol, invece sono 6, perché questo lo conto, a Pescara contro l'Adriatico, l'Adriatico contro il Pescara. Col destro poi. È un gol importante. Sì. Col destro, sì. Quindi vale doppio, sono 7. Quindi sarebbero 10. Magari Matteo si sta sentendo, corregge subito, sono 7, perché quelli di destro valgono doppio. No, comunque niente, no, va bene. Quindi sono contento, al di là di quello dello scherzo, perché veramente 5 in campionato, come ha scritto Matteo, sì, c'ha ragione, 5 in campionato, 1 in coppa. Ah, ok, intendevo quello dirmi, ma in diretta. Sono già arrivata la controrisposta, va bene. Bravo Matteo. No, comunque, tornando alla partita di oggi, veramente è stato un gol importante quello di Ivan, perché ci ha permesso di giocare più tranquilli, più sereni. Poi c'è stato questo pareggio loro subito appena siamo rientrati al secondo tempo, però penso che abbiamo meritato questa vittoria, perché veramente lo sentivi veramente nell'aria che la squadra oggi c'era, che la squadra aveva fame, anche se veniamo di praticamente giocare ogni 2 giorni, domenica, mercoledì, domenica, siamo andati a Vasto Girardi, comunque, che è veramente lontano, siamo partiti a fare una trasferta lontana, e subito già essere in campo oggi con la mentalità, con la voglia che la squadra è scesa,
e veramente mi rende solo orgoglioso. E quindi niente, penso che, come dicevo appunto, che è stata una vittoria meritata. Allora, è arrivata la risposta di Ivan Speranza che dice: ho sbagliato ruolo. Va bene. Ma come mai oggi panchina, Pocio? Come mai sei partito dalla panchina? Bisogna chiedere Epifani. No. Ah. Sono scelte che il mister fa e bisogna rispettarle. Noi abbiamo comunque una rosa di bravi giocatori, avanti comunque c'è concorrenza e quindi ci sta che ogni tanto, soprattutto appunto per giocando così, come inviate la foto di me, giocando così vicine, partite così una dietro l'altra, domenica, mercoledì, domenica, ci sta che il mister ha fatto la scelta di farmi magari riposare oggi, non partendo dall'inizio, però sappiamo che quelli che entrano devono dare di più di quelli che stanno giocando. Infatti oggi comunque quelli che sono entrati, anche le altre partite, stavano facendo bene, Palumbo, Cesario, anche i ragazzi Sorrini, tutti quelli che entrano sanno che devono dare 150% per dimostrare al mister, e anche in settimana ma anche la domenica, che sono pronti come quelli che giocano dall'inizio. E quindi questo è un messaggio importante. Marchioni, lui ha sentito tirare, ha detto vediamo i controlli che farà domani, in questi giorni, per capire un attimo che problema ha. Speriamo che non sia nulla di grave, perché è un giocatore comunque importante per noi, e quindi speriamo che non sia nulla di grave, appunto, soprattutto perché abbiamo bisogno di tutti in questo periodo che stiamo giocando una partita dietro l'altra. Assolutamente. Prima di scendere gli spogliatoi, mi fate rivedere i due messaggi che sono andati prima, Maurizio, grazie. Li dobbiamo far rivedere, perché uno è firmato Robertone. Esatto, che oggi, devo dire la verità, lo saluto innanzitutto tantissimo. Sì, da ieri sera mi sono ripreso, però ecco, un grande saluto ad Andrea e a Jacopo, che ancora non si riprende da ieri sera. Vabbè, quando uno la partita la regala, caro Roberto. Al Bomber Banegas da Robertone, che salutiamo. Robertone, dico che De Sciglio non vuole... Peraltro oggi, lo sai che prima della partita mi ha detto la Vastese vince 3-0 e ha sbagliato veramente di pochissimo. Però io a Robertone dico che Dira è andato via dalla Juventus, De Sciglio non vuole tornare, quindi Roberto cedi che stare allegri. Esatto. L'altro com'era l'SMS? Poi dobbiamo scendere gli spogliatoi, dai ragazzi. Si parlava di qualcosa di culinario. Ah, sì. Com'era il brodetto di pesce di oggi? Eccezionale, qualcosa di paradisiaco. Porti fortuna alla Vastese, speriamo di portare fortuna un po' a tutte le nostre squadre abruzzesi. Scendiamo negli spogliatoi di Notaresco Vastese per sentire le impressioni dei tecnici. Mister, sono tre punti davvero d'oro, perché salite di una posizione in classifica, accorciate sulla seconda piazza e soprattutto tenete a debita distanza una concorrente importante come la Recanatese. Ma è una vittoria importante per noi, per la testa, perché venivamo da un periodo un po' tra virgolette sfortunato, se vogliamo chiamarlo così, perché meritavamo di portare a casa qualcosa di più, non l'abbiamo portato, e vedevo un ambiente abbastanza triste, i ragazzi non lo meritavano, e oggi abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra e credo che abbiamo vinto anche meritatamente, perché abbiamo sia sofferto, sia giocato bene, sia abbiamo creato occasioni contro, ripeto, una squadra che sicuramente lotterà fino alla fine per i gradini alti. Avete trovato subito il gol con Capitan Speranza, marcatura che ha ricordato un po' quella di Catania in Coppa Italia. Nel primo tempo di fatto avete controllato bene, nel secondo tempo l'approccio è stato migliore della Recanatese, che aveva preso anche l'inerzia del match e poi la scossa con quelle due conclusioni di Banega. Ma io sapevo che la partita era lunga, sapevo che incontravamo una squadra forte, sapevo che avevamo qualità dall'altra parte. Però noi siamo stati bravi nel limitarli, specialmente nel primo tempo, perché accorciavamo sempre bene in avanti e abbiamo cercato di farli giocare il meno possibile. E poi il secondo tempo siamo ripartiti, dopo 4 minuti con ingenuità nostra li abbiamo fatti pareggiare.
poi abbiamo avuto 10 minuti dove loro sembrava che si potevano mettere un pochettino in difficoltà, però la squadra si è rimessa con la testa giusta, abbiamo fatto bene, siamo ripartiti bene, abbiamo iniziato a giocare anche noi bene e abbiamo creato quelle situazioni con siamo andati in vantaggio con un grandissimo gol di Banegas. Di questo ne sono contento per il ragazzo. Però sono contento di tutti oggi, anche di Palumbo come è entrato, è un momento che abbiamo bisogno un po' di tutti, venivamo da un periodo un po' particolare e vederli gioire alla fine in questo modo per un allenatore è bello, perché poi io vivo lo spogliatoio tutti i giorni e vedevo i ragazzi che erano molto tristi e oggi gli ho chiesto una grande partita, l'abbiamo preparata bene, gli ho detto che non dovevamo sbagliare niente sotto l'aspetto tattico, dovevamo cercare di essere maniacali con noi stessi e l'hanno fatto e sono contento. Adesso recuperiamo e pensiamo alla partita di domenica. Mister, è stata una partita, quello che si diceva alla vigilia rispettato ai pronostici, nel senso è stata una bella partita intanto sul campo, poi alla fine ha vinto il Notaresco con la zampata nel finale. Sì, è una partita che noi dopo aver pareggiato avevamo l'inerzia della partita, per cui nel momento diciamo così migliore abbiamo preso quel gol dove non lo dovevamo prendere, dovevamo stare un pochino più attenti, un pochino più compatti, perché loro poi alla fine buttavano la palla in avanti e giocavano spesso sulle seconde palle e noi lì siamo stati un po' ingenui, anche se poi le occasioni per andare in vantaggio anche sull'1-1 ce l'abbiamo avuto. La squadra alla fine fa la prestazione, l'ha fatto, come dicevi, si sono incontrate due squadre forti, però questa è la seconda volta che ci capita anche a Castelnuovo, nel momento migliore abbiamo preso gol. Se vogliamo stare su lì in cima a lottare per vincere il campionato dobbiamo essere un pochino più equilibrati, capire i momenti della partita. Sapevamo che loro avevano tre partite una settimana, per cui dovevamo stare più attenti, perché la troppa foga alcune volte, anche il troppo nervosismo secondo me, poi porta a fare degli errori. Spero che ci sia, dobbiamo fare mente, dobbiamo essere bravi a capire dove abbiamo sbagliato e dobbiamo andare avanti. Il campionato è lungo, è normale che questa era una partita che per come si era messa non dovevamo assolutamente perdere. Inerzia a favore nel secondo tempo che ti ha anche permesso di mettere più peso e esperienza soprattutto in attacco con Piccioni percorsi, Under che comunque in due partite ha segnato due gol. Sì, Cursi è un 2003, sta facendo benissimo, poi alla fine ho messo Piccioni, che è un giocatore più d'esperienza, per cercare pure di vincere la partita oppure di tenere più la palla. Ma la prestazione c'è stata, io non posso dire che non c'è stata, è che dobbiamo saper leggere meglio la partita, perché sono partite importanti dove bisogna stare sempre lì concentrati e invece alcune volte ci facciamo prendere dalla foga anche da un po' di nervosismo e questo sicuramente non va bene. Queste le voci dei due allenatori. Poi ti faccio vedere una cosa che è arrivata poco fa sotto la nostra diretta. Un certo Pablo Banegas scrive: felicitazioni figlio. Bravo. Sì, sì, mio padre. Sì, vogliamo risalutare. Sì, sempre. Loro sempre dall'Argentina stanno attenti a tutte le partite del Notaresco, i miei genitori, le mie sorelle, anche i miei suoceri, per quello li ringrazio tanto, perché loro sempre sono un sostegno molto importante, al di là ovviamente mia moglie che sta qua accompagnandomi sempre e che loro sono parte di noi, perché uno magari lavora in settimana e fa tutto per giocare, però è importante avere dietro sempre la famiglia, e avere persone che ti danno coraggio e ti aiutano, perché anche loro sono parte di questo, insomma. Assolutamente. In 30 secondi si torna subito in campo, non ci si ferma mai, perché qui tra le giornate di campionato non ci si ferma mai. Domenica derby contro il Giulianova al Fadino, una squadra un po' in difficoltà, oggi non ha giocato, ha una settimana. Tanto ci scrivo che ci vogliono presentatori di Tiki-Taka al posto di Chiambretti. Va bene, grazie comunque, troppo gentile. Partita contro una squadra che è molto in difficoltà, però avrà una settimana per preparare questo impegno.
Sì, è una partita. Queste sono, io sempre dico, ma non per scaramanzia, per cose, sono le partite più difficili, perché loro comunque hanno bisogno di punti, come ovviamente tutti, ma giocare per lottare per salvarsi non è una cosa facile, quindi dai il 130-150% ogni partita, ogni pallone, cercheranno di fare il loro gioco, che tra l'altro comunque li ho visti col Castelfidardo, mi pare che hanno fatto una gran partita e non meritavano di perdere, quindi è una squadra in ricostruzione, ha cambiato mister da poco e ti ripeto, sarà una partita molto ma molto difficile in uno stadio che, vabbè, non ci sono i tifosi, però è uno stadio che comunque c'ha storia, che è bello da giocare queste partite in quello stadio lì, quindi speriamo di noi cercare di fare il nostro gioco, di recuperare le forze adesso, perché si rigioca adesso tra 3 giorni, quindi speriamo di preparare al meglio e andremo domenica a cercare i 3 punti come facciamo ogni partita. Grazie Pocio per essere stato con noi, grazie ad Ezequiel Banegas. Andrea, grazie curiosità. A voi, ciao Jacopo, ciao Andrea, un abbraccio, ciao, grazie. Pocio. Grazie ad Ezequiel Banegas e complimenti al suo notaresco che ha battuto la Recanatese. Dunque si lancia la rincorsa del Campobasso. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, tra poco Vastese Tolentino. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone, questo mercoledì speciale campionato, stiamo per entrare in tema Vastese, una Vastese che non si ferma più. Do la buona serata al collega di Vasport Antonio Del Borrello. Ciao Antonio. Ciao Jacopo, ben trovato. Ben trovato anche a te. Oggi abbiamo visto, insomma, la partita a distanza ravvicinata, o quando dico distanza ravvicinata è chiaro, sempre distanze Covid, non scherziamo. Ci vediamo innanzitutto il servizio della partita, Antonio, rivediamo Vastese Tolentino 3-1 e poi commentiamo. La Vastese non si ferma davvero più, la squadra di Fulvio D'Addario supera anche il Tolentino e l'Aragona torna un fortino pressoché inespugnabile. Il tecnico di casa vara un 3-4-1-2 con Mamona e Franzese coppia d'attacco e Leandro Martinez a supporto. Nel Tolentino l'ultimo arrivato Santiago Minella va in panchina, davanti c'è Padovani con Severini, autore di una doppietta domenica scorsa contro il Castelnuovo. Al sesto la discesa sulla sinistra di Diallo è travolgente, ma il servizio al centro dell'area di rigore non trova la stoccata né di Leandro Martinez né di Franzese. Il Tolentino al nono protesta con Strano che lamenta una trattenuta in area. Ilaria Bianchini fa cenno di proseguire. Ancora Cremisi al minuto 18, piazzato di Ruci, sponda aerea di Padovani e Severini tenta la grande giocata senza trovare lo specchio della porta. Vastese vicinissima al vantaggio al 26esimo. Il trio Barbarossa di Prisco Martinez manovra sulla destra. La difesa ospite respinge come può e De Angelis colpisce la sfera non in maniera perfetta ma quanto basta per fare Dupuis, salvato solamente dal palo. Montante lo stesso che salva ancora il Tolentino al 34esimo, quando Franzese prende l'ascensore su traversone di Leandro Martinez, il numero 10 di casa. Allora ci prova dalla distanza da piazzato. Dupuis si salva, mentre sul prosieguo la testata di Altobelli difetta di precisione. Il centrale difensivo però al 44esimo si fa male alla coscia sinistra ed è costretto a lasciare spazio a Capitanio. Chiusura di tempo con la fiammata di Padovani tra due marcatori, staffilata e le mani protese di Rienzo a dire di no. Ripresa con la Vastese che ci mette un po' a carburare, bisogna attendere il minuto 61 per vedere la girata al lato di Prisco servito dal traversone ancora di Martinez. Preludio alla rete che arriva pochi secondi dopo. Aragonesi che provano a sfondare sulla sinistra e la sfera vagante calamitata dal sinistro non potente ma chirurgico di Diarra che batte il portiere del Tolentino per l'1-0. Vantaggio che dura pochi istanti perché la Vastese è letale anche in ripartenza con la coppia Mamona di Prisco, il numero 7, sembra perdere l'abbrivio giusto per far male, ma il suo servizio per l'attaccante ex Vispesaro è col contagiri e il colpo di testa regala l'immediato raddoppio ai padroni di casa, che tuttavia a metà tempo si fanno sorprendere però da Tortelli che solo in area di rigore di testa gira alle spalle di Rienzo il pallone che accorcia le distanze. Allora ci prova Di Prisco a cercare di riallungare col sinistro a giro fuori di poco. Al 74esimo però Diallo commette fallo in area su Severini e Ilaria Bianchini di Terni assegna il calcio di rigore. Dal dischetto va Ettore Padovani che centra lo stesso palo che nella prima frazione aveva detto di no a De Angelis e Franzese. Punteggio che rimane sul 2-1 e allora se Mosconi inserisce
Capezzani e Minella per il tutto per tutto, D'Addario si copre, fuori Franzese, dentro Bodo. Nel finale nei cremisi dentro anche Niane per un Tolentino a trazione totalmente anteriore, schieramento che non solo non paga ma che produce il tris all'ultimo istante con il lob del neoentrato Nicolas Lenoci che regala il 3-1 definitivo alla Vastese, che allunga la striscia positiva ancor più lanciata in classifica e che domenica andrà a far visita all'Atletico Porto Sant'Elpidio, fanalino di coda della graduatoria. Oh Antonio, vengo da te, bella vittoria, tutto bene, e questa squadra, ora poi sentiremo anche D'Addario, io oggi ci ho provato a chiedere se questa squadra ha svoltato e mal me ne incolse, però noi giornalisticamente possiamo dire che qualcosa è cambiato. Parecchio è cambiato, cioè, non solo i risultati ma anche la squadra, perché quando è entrato Capitanio erano 6 giocatori su 11 nuovi arrivati nel mercato invernale, quindi possiamo tranquillamente parlare di nuova Vastese. In che cosa secondo te, Antonio, è cambiata la Vastese? Oltre agli interpreti che oggettivamente sono diversi, però sembra una squadra un po' più ordinata, con più grinta, con anche più soluzioni. È un altro atteggiamento, è una squadra viva, vivissima. C'è ancora il problema della difesa, che continua a subire gol da 11 domeniche consecutive, da 11 giornate consecutive, però i numeri sono migliorati tantissimo, quindi anche quello è un dettaglio che fa ben sperare per il futuro. È un'altra squadra. Chi c'è negli allenamenti lo può confermare, chi assiste agli allenamenti tutti i giorni. Chi ti ha stupito in questo periodo più di tutti? Guarda, oggi forse non si è visto, ma a me sta piacendo tantissimo Di Prisco, perché come si dice, dove lo metti sta. Nelle passate stagioni era uno che faceva 6, 7, 8 gol a campionato, quest'anno ne ha fatto solo uno se non sbaglio, ma oggi è stato fondamentale perché ha fatto 3 assist in tutte e 3 le reti, ha messo lo zampino. A me è quello che sta piacendo di più, ma anche la difesa, che è l'unico reparto che non è mai cambiato in queste ultime giornate, hanno sempre giocato i soliti Barbarossa, Di Filippo, Altobelli e Diallo, è un reparto molto più sicuro rispetto ai mesi scorsi. Peraltro adesso si è fatto male oggi Altobelli, è entrato Capitanio e per fortuna che è arrivato Capitanio in corso d'opera, perché altrimenti insomma ci sarebbero stati dei problemi. Di Filippo, Altobelli lo valuteranno nelle prossime ore, hanno detto che non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, sperano sia un'elongazione. Poi affronteremo, vedo che sono arrivati tanti messaggi sul Pineto, che sarà il prossimo blocco, ovviamente situazione pesante in casa Pineto, ma aspettate un attimo perché adesso dobbiamo parlare della Vastese. Andrea, io sono d'accordo con Antonio, a me Michele Di Prisco sta piacendo tantissimo, però è una squadra che oggettivamente... Forse posso fare un altro nome? Posso fare un altro nome? Sì. De Angelis, nome poco pubblicizzato anche nel mercato estivo, era arrivato quasi come riempitivo, ma chi lo vedeva già nel ritiro ne parlava benissimo e in campo non sbaglia quasi mai. È un ragazzo da seguire con grande attenzione. Andrea, peraltro noi abbiamo detto, innanzitutto ti giro, visto che te l'ho detto oggi Andrea, ti giro la valutazione che poi malincolse allo stesso Antonio di Mamona, che mi aveva detto prima della partita, Mamona è il Douglas Costa della Vastese, fa tante cose però insomma segna poco, magari si perde a volte, ecco, ti giro la sua considerazione, però insomma questo è un ragazzo interessante, Addirittura segnato di testa o forse di con le ciocche della folta capigliatura, Mamona. Però io penso che ci siano grandi meriti di D'Addario, perché poi questo suo modo di essere anche a tratti spigoloso, ma penso che
Questo poi negli allenamenti si diciamo così ritorni tutto in maniera positiva, perché evidentemente è un allenatore che sa mettere in riga la squadra, la sa motivare, sa far comprendere partita dopo partita quanto sia comunque difficile preparare i match e quanto sia difficile anche essere concentrati, e la Vastese ce la sta facendo e riesce a seguire le indicazioni di D'Addario, che dietro quella scorza da duro, ma evidentemente riesce a nascondere poi questa grande efficacia che la squadra mette sul campo, perché la Vastese sembra una squadra più organizzata e poi ha sicuramente più talento, perché sono stati fatti degli innesti da Martinez a Mamona, ma esatto, non solo loro, che hanno decisamente innalzato il tasso tecnico, quindi è l'organizzazione di gioco, la squadra si allena probabilmente in maniera più convinta, c'è un allenatore che li motiva, che se serve anche li frusta, e c'è anche più talento, e quindi la Vastese sta risalendo. Assolutamente. Ha anche una rosa molto più lunga rispetto al passato. Come Antonio? Ha una rosa molto più lunga rispetto alle scorse settimane. Se voi pensate che oggi erano in panchina Obodo e Martiniello, Meola in tribuna, parlando dei senior, e poi c'erano fuori altri tre under come Sorgente, Cardinale e Valerio, ci accorgiamo che la rosa è molto più lunga e di conseguenza c'è molta più tecnica e più scelte per D'Addario, che cambia spesso vestito, perché abbiamo visto la Vastese con il 4-4-2, con il 4-2-3-1, oggi con il 4-3-1-2, quindi diciamo più scelte, più soluzioni. Certo. Oh, ci andiamo ad ascoltare le interviste ai due allenatori, Mosconi e D'Addario, perché intanto ci scrivo Mamona, il nostro McKenny della Juve. Il ruolo è un po' diverso, però molti si lasciano. Mamona è più funambolico. Sì, dalla capigliatura, chi dal fatto che è funambolico. Vabbè, ci ascoltiamo Mosconi e D'Addario. Palo interno go invece di palo interno fuori. È una partita in equilibrio, abbiamo reagito da grande squadra, anche il doppio vantaggio. Stiamo facendo quello che avevamo subito domenica. Sicuramente se riusciamo a fare gol sul calcio di rigore, loro ormai non ne avevano più. Dispiace, però dobbiamo soltanto lavorare, credere in noi stessi, perché prima o poi deve svoltare per forza con questo atteggiamento. Dobbiamo stare tranquilli, uniti, i campionati non finiscono a febbraio, cioè abbiamo tante partite da fare. L'importante è non fare danni, è credere tranquillamente, lavorare, è normale. Quando non fai punti ti dispiace, però penso che oggi chi ha visto la partita può dire tranquillamente che è una partita assolutamente immeritata. Abbiamo fatto una prova di carattere e coraggio, ci vuole un pizzico di fortuna che prima o poi arriverà, va soltanto ricercata con l'umiltà, con la voglia, con l'intensità, no? E con la compattezza tra tutti i reparti. Mister D'Addario, io non so se questa può essere il momento della svolta della Vastese. Certo che ne sembra passato un secolo dal suo arrivo a Vasto, una formazione profondamente cambiata, è d'accordo? No, innanzitutto dobbiamo vedere che cosa dobbiamo fare, e noi ci dobbiamo salvare prima di tutto, quindi senza fare voli pindarici, perché noi dobbiamo correre per guadagnarci il risultato, e quindi non possiamo pensare in grande, noi dobbiamo pensare da operai, perché siamo operai, e quindi bisogna correre, lottare, ci vuole applicazione su quello che uno cerca di preparare. E devo dire che in 18 giorni, 6 partite, questi ragazzi hanno fatto con il temperamento, con l'applicazione e con la serietà, hanno fatto qualcosa di buono. Però lei lo sa meglio di me, c'è sempre la partita dopo, quindi non esaltarsi e non deprimersi. Se avessero fatto il rigore staremmo qui a recriminare un risultato acquisito. Ora diciamo diversamente, però dobbiamo valutare tutte queste cose e quindi dobbiamo essere bravi a capire che le partite sono sempre aperte. Ecco, prima del rigore ci dice sinceramente cosa ha pensato? Ho pensato che potevamo portare a casa il risultato pieno. A rigore speravo che lo sbagliasse,
e l'ha sbagliato, e quindi è andata bene. Però certamente se avessero segnato forse avremmo anche perso. Viva la sincerità, fantastico, Fulvio D'Addario. Sono sperato che lo sbagliasse e l'ha sbagliato. D'altronde è inutile mentire, Antonio. Invece tu, forse lui non ha capito cosa intendevo con prima del rigore, non i minuti prima del calcio di rigore, gli istanti prima del calcio di rigore, che cosa ha pensato. Tu invece, la faccio a te la domanda, tu gli istanti prima del calcio di rigore che hai pensato? La stessa cosa che poi ha detto il mister. Fosse andato il match sul 2-2, la Vastese probabilmente avrebbe anche potuto perderla. Eh sì. Oh, ci chiedono, Antonio, ma Boccanera? È il secondo portiere della Vastese. No, perché anche se io adesso ovviamente non sono nelle dinamiche e non conosco bene l'ambiente, però anche domenica ci hanno detto l'unico problema è il portiere di Riez, ma è così un problema? Io credo di no, non lo so, chiedo a te che io credo che Marco sia in grande risalita, perché parliamo di un giocatore che ha avuto il Covid, ha perso 12 kg di cui 7 di massa muscolare, e possiamo capire quanto sia importante per un portiere. Io nelle partite interne l'ho visto sicuro, nelle ultime partite interne l'ho visto molto sicuro. I gol si possono subire, non c'è il vetro sulla porta. Quindi io Marco lo vedo sicuro e credo sia il titolare. Anche perché parlare di Boccanera titolare vorrebbe significare inserire un quarto under di movimento negli altri 10, e sinceramente non saprei dove potrebbe metterlo D'Addario, il quarto under di movimento. Come ti ritrovi con la definizione di Vastese operaia? Fammi fare un piccolo inciso. Per tornare forse ad una Vastese operaia, forse bisogna risalire all'epoca Colavitto, credo, nell'intenzione del tecnico. Guarda, io vedo molte analogie tra Colavitto e D'Addario. Soprattutto nel lavoro sul campo, forse meno nelle parole, perché D'Addario non parla mai in banalese, è sempre un piacere ascoltarlo, non ripete mai le stesse cose, ma sul campo sono due grandissimi lavoratori. Sì. E infatti Andrea... E c'è chi me li racconta molto simili anche nello studiare gli avversari. Intanto qua ci scrivo di Renzo, la palla era sua, deve uscire sui cross, probabilmente si riferisce al gol del momentaneo 2-1 di Tortelli, però insomma adesso non ricordo la, cioè, però insomma ragazzi, no, io l'ho visto, non poteva uscire anche perché anche... quando poi si prende di mira qualcuno in particolare spesso c'è qualche Andrea, vediamo la classifica. Intanto dopo ti faccio rispondere a questo sms. Sì, Mamona può giocare in Lega Pro, tanto lo so chi l'ha mandato, un fan di Mamona che però è di tutt'altra parte. Andrea, qualche settimana fa personalmente sono andato di sabato a fare Vastese e Castelnuovo e ho visto la più brutta Vastese penso negli ultimi anni, neanche un tiro in porta. Da quel giorno in poi, ne abbiamo parlato anche con Antonio poi in separata sede, da quel giorno in poi questa è una squadra che a questo punto, sì, operaia, adesso se ci ascoltasse D'Addario spaccherebbe la televisione, però operaia, però insomma Cinzia Balonga a meno 3, Castelfidardi a meno 3, il Vasto Girardi a meno 5. Ma operaia, devo dire che c'è tanta qualità per essere solo una Vastese operaia, ora c'è qualità e su questa si può lavorare. Io penso che quella partita col Castelnuovo sia stata spartiacque, perché i giocatori hanno capito che peggio di come hanno fatto quel giorno non potevano fare, non hanno praticamente creato una vera palla gol se non nel finale, giocando per oltre un tempo in superiorità numerica. Penso che D'Addario abbia lavorato proprio sotto il profilo mentale per dire: ma vogliamo essere questi? Se siamo questi andiamo in eccellenza.
Da lì probabilmente è scattata una scintilla, perché poi dalla partita dopo si è vista tutt'altra squadra, e quindi penso che non possa essere solo un fatto tecnico-tattico in pochi giorni. C'è un qualcosa che è scattato nella testa dei giocatori, e poi questo si è andato a riflettere positivamente anche su tutte le altre componenti. Diceva bene in precedenza del Borrello, è una rosa importante ora anche dal punto di vista quantitativo, perché se ci sono dei giocatori che oggi sono andati in tribuna o in panchina, oggi in panchina c'era ed è entrato Capitanio, non è da tutte le squadre avere Capitanio che può entrare se si fa male al Tobelli, quindi ora c'è materiale su cui D'Aderio sta lavorando, e la Vastese può continuare questa risalita in classifica, anche perché ricordo che a Genzano la Vastese avrebbe meritato la vittoria. Assolutamente. Antonio, alla luce dei risultati di oggi, perdonatemi, le vittorie del Notaresco e la vittoria del Castelfidardo cementificano ancora di più i pareggi della Vastese delle scorse settimane su quei due campi. Sì. E allora ti chiedo, adesso la partita di domenica sembra quasi un assist troppo bello per essere vero? La classica buccia di banana potrebbe essere. Possono toccare quello che vogliono, tifosi, addetti ai lavori di sponda biancorossa. Però sì, è un match da sfruttare, cioè bisogna portare a casa i tre punti, e credo che D'Aderio, che è un perfezionista, chiederà alla squadra di, oltre di centrare la prima vittoria in trasferta, di mettere fine anche a questo filotto che, come ho detto prima, vede la Vastese subire almeno un gol da 11 giornate consecutive, e diciamo potrebbe essere la domenica perfetta per chiudere questo cerchio. Grazie Antonio per essere stato con noi, averci fatto compagnia. Grazie a voi. Buona serata, ciao, grazie Antonio. Ad Antonio Del Borrello, giornalista di Vasport, per analizzare un po' questa Vastese che va molto molto bene, e vedo un altro collegamento, passiamo ad una squadra che è tanto tanto bene. Roberta Di Sante, ciao Roberta, a distanza. Buonasera Jacopo, sì, buonasera a tutti, buonasera Andrea. Parliamo ciao, del ciao. Pineto, ci andiamo a vedere il servizio, sconfitta 2-1 contro il Castelfidardo, e poi parliamo di tante cose, vediamo. Il Castelfidardo batte il Pineto in rimonta e bissa il successo ottenuto tre giorni fa a Giulianova, migliorando la sua classifica. Brutto stop per gli uomini di Amaulo, che ora sono più vicini alla zona play-out che a quella play-off. Ampio turnover per entrambi gli allenatori, con i ritmi che non sono elevati sin dai primi minuti, complici gli impegni ravvicinati. Al quinto, discesa lungo l'alto destro di Jambé, che conclude sul primo palo, ma colpisce l'esterno della rete. Segue una fase di sostanziale equilibrio con le squadre che se la battagliano a centrocampo. Alla mezz'ora, come un lampo, arriva il vantaggio del Pineto. Angolo calciato dalla destra, colpo di testa di Della Quercia che insacca. Decisiva la deviazione di Puca, che allunga la traiettoria del pallone che va a depositarsi sul palo lungo, battendo David. Al 41esimo ancora Pineto a rendersi pericoloso, con un diagonale di Esposito che sfila vicino al palo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Castelfidardo con Mataloni e Fermani, che però in entrambe le circostanze non creano grossi grattacapi a Mecerì. Nella ripresa non accade nulla fino al 18esimo, quando una botta secca di Mataloni trova la respinta a mano aperta di Mecerì. Tre minuti dopo ancora lo scatenato Mataloni crossa verso il secondo palo, dove Jambé non riesce a concludere. Al 28esimo l'attaccante di colore dei padroni di casa è sfortunato, colpendo un palo pieno. Al 32esimo i biancoverdi pervengono al meritato pareggio. Mataloni mette dentro un pallone dalla fascia mancina, la difesa abruzzese respinge, ma sul pallone vagante si avventa Cusimano, che fa partire una conclusione che diventa imparabile per Mecerì. Lauro si gioca anche la carta Giampaolo e fiocca in l'occasione. Al 33esimo ci prova Cardinali, ribattuto. Sul proseguo parte un contropiede con Occese che serve Minnozzi, il quale però non inquadra la porta. Al 36esimo il Castello mette la freccia. Monachesi conquista palla lungo l'out sinistro, rientra sul destro e disegna una parabola beffarda che supera Mecerì troppo avanzato e si insacca sul palo lungo. Il Pineto ha le corde e rischia anche di subire la terza rete, ma prima Jambé e poi Cusimano sprecano incredibilmente. Al termine è apoteosi Castelfidardo, che guarda con fiducia al proseguo del torneo, mentre il Pineto deve leccarsi le ferite e svoltare immediatamente se vuole ambire a posizione di vertice. Punti secondo me meritati,
perché il primo tempo era stato abbastanza equilibrato. Loro hanno sfruttato una palla inattiva, ma potenzialmente la partita era da pareggio. Secondo me noi avevamo fatto anche benino dal punto di vista del gioco. Nella ripresa la partita noi siamo saliti fisicamente, i cambi hanno cambiato la partita, lo sappiamo. Oggi hanno giocato giocatori che hanno giocato poco dall'inizio e sono fatti trovare presente. La vittoria della squadra, del gruppo, e che è la forza di questo Castelfidardo, perché comunque ognuno è importante per vincere le partite, per fare un bel campionato. Quindi non ci sono singoli che si devono esaltare, perché siamo una squadra importante, ma da gruppo singolarmente facciamo poco. Sì, dopo un ottimo primo tempo dove siamo passati in modo meritato in vantaggio, e poi c'è stata una ripresa dove magari abbiamo pagato il calo fisico di qualche giocatore. È chiaro, sapevamo che in questo momento abbiamo l'organico un po' ridotto e qualche giocatore non in condizione, e quindi questo si è manifestato nella seconda parte della gara, dove abbiamo fatto fatica a ripartire e siamo difesi. Poi abbiamo subito i due gol del Castelfidardo, che nella seconda frazione sicuramente ci ha messo dentro la nostra metà campo e è stato pericoloso in più una circostanza. Situazioni in questo campionato un po' anomalo, che fai fatica a trovare la continuità, e si gioca due partite in tre giorni, poi non giochi per 10 giorni, 15 giorni o un mese, e sono situazioni difficili che non ti aiuta anche a trovare la continuità nell'arco di questo campionato. Oh, queste erano le immagini della sconfitta tra Castelfidardo e Pineto. La partita la teniamo, nel senso, non che la teniamo da parte, però Roberta, con te facciamo un po' il punto, perché è chiaro ed evidente che qualcosa non va. Da Pineto sono arrivati tanti messaggi, come vedi siamo stufi, vogliamo Racchini, via Mauro. In realtà ti dico, non so quanto sia un'indiscrezione o sia vera, la riportiamo veramente come, perché c'è, che pare che alla fine della partita Mauro, insomma, fosse quasi andato a dimettersi davanti al presidente Brocco. E che però tutto sia stato congelato da una riflessione che ci sarà questa sera. Allora, io ti posso confermare che a fine partita Brocco, il presidente Silvio Brocco, il direttore generale Roberto Giammarino e il capitano Alfonso Pepe erano da un lato e parlavano insieme con il tecnico Amaolo, hanno parlato per circa 10 minuti abbondanti, tanto che noi abbiamo sentito prima Lauro e poi soltanto successivamente Amaolo. Io ho chiesto ad Amaolo se si sentiva in discussione, perché ovviamente in una situazione di questo tipo penso un po' che un po' tutti siano in discussione, e lui lì per lì non ha parlato di dimissioni, perlomeno con noi. So per certo che questa sera, come dicevi tu, ci sarà una riflessione da parte della società. La decisione non verrà presa questa sera, proprio perché il presidente Silvio Brocco ha voluto, anche in virtù del fatto che domenica prossima il Pineto non giocherà la partita contro il Matese, congelare, come hai detto tu un attimo, la situazione per evitare di prendere una decisione a caldo, ma cercare di ragionarci insieme con il direttore, il vicepresidente, insomma con la massima dirigenza. Senti Roberta, azzurra. Altra cosa che abbiamo, altra voce comunque da confermare, è che nel caso in cui si vada verso un addio di Amaolo, la soluzione interna sarebbe una, cioè quella che ha più quota, e potrebbe rispondere al nome di Marco Pomante. Ovviamente queste tutto sono... potenziale, tutto molto, è tutta un'ipotesi, però queste vi diciamo le indiscrezioni che abbiamo.
dall'altra parte Marco Moan non sa nulla, assolutamente, anzi. Queste sono le indiscrezioni che abbiamo, ma insomma che perlomeno noi addetti ai lavori abbiamo un attimino ipotizzato, come dici tu, perché qual è la decisione? Nel momento in cui tu presidente o tu comunque staff dirigenziale decidi di prendere una decisione di questo tipo, devi poi anche fare una scelta su chi sarà il successore e devi fare delle ipotesi, no? Quindi o scegli appunto a questo punto del campionato una soluzione interna, e quindi a questo punto si è parlato sempre a livello di voci, di indiscrezioni, che la soluzione interna potrebbe essere quella di Marco Pomante, anche se c'è stato anche chi ha detto: ma Pomante sta facendo bene con la Juniores, non andiamo a toccare un qualcosa che va già bene per poi rischiare di sfasciare anche quello. Oppure bisogna insomma, pensare già da adesso, e secondo me anche per questo motivo c'è una riflessione in più da parte del presidente Brocco, ad un progetto, a gettare le basi per un progetto futuro con l'arrivo di un altro allenatore. Però di abruzzesi in questo momento liberi non ce ne sono. Tanti. Lo ripetiamo sempre, non stiamo parlando del sostituto di Daniele Amauro, che è ancora saldamente al suo posto. Questo se Amauro dovesse essere esonerato. Esatto. No, faccio anche una precisazione. Io sono convinta, e questo lo dico io prendendomi la responsabilità da giornalista, che il presidente Silvio Brocco, conoscendolo, non vorrebbe esonerare Daniele Amauro. Perché? Perché innanzitutto Daniele Amauro, il ritorno di Daniele Amauro sulla panchina del Pineto è stato innanzitutto un ritorno fortemente voluto dal presidente Brocco dopo la parentesi epifanica. Sì, però Rattini. Roberta, non puoi, però, cioè, oggettivamente guarda la classifica. Puoi anche aver voluto il ritorno di Amauro, ma cioè, signori, certo. Adesso con tutto il rispetto, ti dico, lui non vorrebbe la classifica del Pineto è oggettivamente per questo ti dico, lui non vorrebbe, perciò ti dico Jacopo, lui non vorrebbe umanamente, anche perché ha una forte stima ed è un uomo di fiducia del presidente. Però la situazione, per com'è, necessita assolutamente di uno scossone, anche perché il secondo tempo della partita di oggi è stato francamente uno dei più brutti del Pineto che ho visto fino a questo momento, un Pineto in balia del Castelfidardo. Quindi o se c'è la tieni Amauro, però vanno presi dei provvedimenti nei confronti di qualche giocatore che non sta rendendo come come dovrebbe rendere o come la società si aspetta che renda, oppure a questo punto devi sacrificare Amauro prendendo una soluzione. Però sicuramente uno scossone va dato, e va dato adesso, mi permetto di aggiungere anche mi fai questa cosa. Mi fai sentire un attimo Andrea che ne pensa, sono curioso. Sì. No, beh, io nelle scorse puntate, insomma, mi sono espresso sul Pineto e sul campionato che era largamente sotto le attese, figuriamoci dopo questa sconfitta. Io penso che qualche provvedimento vada preso, e se si arriverà, non me ne voglia il mister Amauro, di cui ho grande stima, se si dovesse arrivare poi a una soluzione di un cambio dell'allenatore, non brucerei Marco Pomante, che insomma è stato spesso ospite da noi, è un amico di questa trasmissione, ma anche per il suo bene, a maggior ragione se sta facendo bene nella Juniores, non gli darei questa patata bollente, essendo comunque un debuttante, perché poi queste stagioni, quando cominciano a prendere una piega, serve anche un po' di esperienza per venire fuori, e quindi se poi dovesse andare un debuttante come lui,
magari i primi risultati sono anche soddisfacenti, poi però determinate dinamiche possono tornare fuori e lì serve un po' più di esperienza. Quindi io, per fronteggiare una situazione del genere, qualora vada via o venga esonerato Amaulo, servirebbe un tecnico più esperto e Marco Pomante lo farei crescere ulteriormente, dandogli in futuro un'altra possibilità in una situazione possibilmente migliore. Ho visto alcuni messaggi alludevano a Paolo Rachini potrebbe essere una di queste soluzioni, ma comunque serve un tecnico più navigato per eventualmente prendere il posto di Amaulo. Se poi la società deciderà di dare fiducia ancora ad Amaulo, ne prenderemo atto, però mi sembra che il campionato che sta facendo il Pineto, alla luce degli ultimi risultati, pareggio con l'Aprilia, squadra nettamente inferiore che oggi ha addirittura agganciato il Pineto, oggi sconfitta contro una squadra che sta facendo molto bene, Castelfidardo, però una squadra giovane costruita per la salvezza. E Pineto è stato bombardato nel secondo tempo, ha avuto solo l'occasione con Minnozzi, peraltro in contropiede, poco dopo aver subito il gol del pareggio, mi sembra troppo poco per poter proseguire su questa scia. Roberta, tra l'altro Jacopo, sì. C'è anche un problema, e mi permetto di dire che oggi perlomeno si è visto anche un problema forse atletico da parte di alcuni giocatori, perché ad un certo punto il Castelfidardo correva 3 volte il Pinedo. Da aggiungere. Ti sembra poco? A me proprio no. Perdonate, perciò però cioè, non è possibile, lo ripeto. No, anche perché la società, ecco, ora è arrivato questo messaggio, io non lo commento, però mi fa tornare in mente che oggi ha debuttato anche Mbouba, che era sul mercato ed era uno dei centravanti più concupiti del girone dopo la doppietta che ha fatto con l'Agnonese contro la Vastese. Cioè, il presidente non sta lesinando sforzi, continua a prendere giocatori, ma purtroppo il campo dà responsi contrari a queste intenzioni. Roberta, in 30 secondi poi ti dobbiamo salutare perché dobbiamo passare al Castelnuovo. In 30 secondi ti chiedo, secondo te, che si dicono questa sera? Che succede? Scusami, non ti ho sentito, Jacopo, non ho sentito la tua domanda. Ho detto in 30 secondi, un minuto al massimo. Secondo te, sera e domattina che decidono? Allora, ti ripeto, secondo me uno scossone va dato adesso, perché poi domenica non si gioca, aspetta, se vuoi cambiare l'allenatore. Rispondendo quello che sarebbe secondo te da fare, io ti ho detto secondo come va a finire, che è diverso. Come va a finire? Bisognerebbe entrare nella testa del presidente Brocco. Insomma, te segui il Pineto da tanto tempo, secondo te come finisce? Ma lo sai che non lo so, è una bella domanda, mi metti in difficoltà. Non lo so, lo sai? Sì, secondo me finisce che non succede niente. Secondo me infatti non lo caccia, te lo dico. Però stavolta è... Allora, secondo me non lo esonerano a Amaulo, però stavolta è più dura delle altre volte. Va bene, grazie Roberta per essere stata con noi, un abbraccio, ci vediamo presto qui in redazione. Noi ci fermiamo per l'ultima volta per la pubblicità, non cambiate canale, dopo a rientro Castelnuovo, Atletico Porto Sant'Elpidio. Parte dell'Abruzzo del pallone, parliamo del Castelnuovo, allora do la buona serata a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Ciao a tutti, buonasera. Allora, bando alle ciance, ci andiamo a vedere il tuo servizio, un po' deludente questo pareggio, poi ci direi come l'hai vista tu. Castelnuovo, Atletico Porto Sant'Elpidio, 0-0. In previsione della gara di domenica contro il Rieti, maxi turnover per Guido Di Fabio. Oltre agli squalificati Terrenzio e Loviso, fuori dagli 11 titolari Fagioli, D'Egidio, Olivi e Natale. Esordio dal primo minuto tra i pali per Oliveri, mentre al centro della difesa tocca a Ferri. In avanti spazio a Sbarbati, Manari e Foglia. Gli elpidienzi, che vivono uno dei momenti peggiori in quarta serie, si presentano con una squadra imbottita di under. Nella formazione del tecnico 13 ci sono dal primo minuto Bordi e Spagna. Fischia Giovanni Agostoni di Milano. In un primo tempo
non spettacolare, dove la squadra abruzzese ha faticato a scardinare la difesa marchigiana. La prima occasione capita ai neroverdi con Sbarbati. L'ex Monter Giorgio anticipa di netto Aliffi, ma poi davanti a Cavaliere calcia debole. Timidamente si affacciano in avanti anche gli ospiti. Dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, la sfera arriva a Orazzi, che conclude centralmente. La squadra del tecnico Di Fabio fa molto possesso palla, ma non trova il pertugio vincente. Allora Foglia si mette in solitaria e dalla distanza prova a calciare, ma il pallone termina alto. Ancora Castelnuovo al 36esimo con Sbarbati, che si traveste da uomo assist, ma l'ex della sfida Manari non arriva per un soffio. L'ultima occasione stavolta capita sì sui piedi di Sbarbati. L'attaccante smarcato da Ferri viene contratto però in angolo. Nella ripresa, come accaduto nella prima frazione, gli ospiti ci provano su calcio piazzato con il neo entrato Alessio Palladini. Oliveri è attento e mette in angolo. Il Porto Sant'Elpidio prova a sorprendere il Castelnuovo e si proietta in avanti con Spagna, che impegna severamente Oliveri, poi chiusura provvidenziale di Morganti in corner. Da qui in avanti monologo nero-verde. Il primo a provarci è D'Egidio, da poco in campo, che trova in Sbarbati un alleato importante, ma il tiro è fuori. Alla mezz'ora opportunità per Emili, da poco in campo, ma la sua conclusione da fuori area è parata da Cavaliere. Continuano a premere i nero-verdi e D'Egidio ancora lui ha l'opportunità di sbloccare il match, ma anche lui deve fare i conti con la difesa ospite. Al 35esimo il Porto Sant'Elpidio resta in 10 per l'espulsione di Zira, reo di aver colpito un avversario al volto. Sulla punizione seguente Di Ruocco fa la barba al palo alla sinistra di Cavaliere. Gli ospiti non pervenuti nella ripresa rischiano di capitolare al 40esimo, ma né D'Egidio né Emili trovano il pertugio giusto. Che non è giornata lo si evince nel recupero, quando la conclusione di Sbarbati sbatte sul palo. Al triplice fischio finale, festa in casa elpidiense per il punto guadagnato. Rammarico in casa teramana per non aver approfittato di questa sfida non proibitiva. Domenica prossima gara di cartello contro il Rieti. Ho detto a tutti, alla mia squadra, a voi, no? Che sarebbe stata la partita più difficile della stagione, no? E anche ai miei ragazzi ho detto che per vincere la partita non la vincevamo semplicemente perché loro sono ultimi in classifica, ma ci dovevamo mettere del nostro, e quel nostro che ci abbiamo messo non è bastato per vincere la partita. Come hai detto tu, sicuramente si poteva fare molto di più. Pensava a questo tipo di partita, anche a questa squadra che oggi forse non ha espresso il miglior calcio che ci ha abituato in queste settimane? Sì, abbiamo cambiato qualcosa per esigenze proprio del fatto che magari qualcuno era stanco dopo una partita fatta come quella di domenica a Torrentino in un campo pesante, c'era qualche assenza, quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa, anche modulo di gioco inizialmente, e quindi evidentemente mi assumo tutte le responsabilità perché non siamo riusciti a fare quello che facciamo di solito. Commissar, lei ha sempre elogiato il gruppo, ma quanto in questa squadra è imprescindibile una figura come Massimo Loviso? No, ma io sì, è vero, confermo sempre quello che dico, perché i ragazzi si allenano sempre con grande intensità, ma anche oggi non posso lesinare l'impegno a nessuno, perché ci mancherebbe, hanno dato tutto quello che avevano, però sì, sicuramente sono giocatori importanti a livello di esperienza, ma avevamo sicuramente le possibilità, dovevamo dare di più per battere il Porto Sant'Elpidio. Non ci siamo riusciti solo esclusivamente per colpa nostra, non perché mancava Loviso. Occasione mancata, Stefano, contro un Atletico Porto Sant'Elpidio ultimo adesso in coabitazione con l'Agnonese, anche se sembrava, dico la verità, Sassuolo-Sampdoria, però hanno, per le mancanze. Sì, sì. Lo dicevano al campo, che l'avevano scritto anche sotto la diretta Facebook. Ah, ok, vedi, allora siamo in sintonia. Occasione persa. È vero che c'erano gli assenti, tanti. Sì, è occasione persa, per come anche il mister ha presentato la partita, nel senso che lui, l'ha detto anche nell'intervista, ha sempre preso in considerazione tutto il gruppo, era convinto che anche chi aveva giocato di meno potesse dare quell'apporto giusto, ma comunque oggi, a parte quello, non era difficile
ma non era facile fare il risultato contro una squadra che si è messa già dal primo minuto in 10 sotto la linea della palla. Il Castelnuovo non è squadra che predilige questi avversari, predilige squadre che si aprono, dove possono ripartire in contropiede, far male con gli esterni. Contro una squadra dove devi architettare qualcosa di diverso, entrare forse anche per vie centrali con qualche 1-2, con qualche tiro da fuori, ti manca l'Oviso, ecco qui che comunque esce questo pareggio. C'è delusione perché comunque poi batti il Porto Sant'Elpidio, rimani lì agganciato alla prima posizione, anzi sei primo, incontri Rieti, comunque alla fine del giro di andata ti ritrovi lì. Sicuramente non c'è questo grande rammarico poi per come sta continuando il campionato, ecco, cioè non è che questa partita vuol cancellare quanto di buono fatto, però oggi è un'occasione persa. Eh sì, Andrea, la sensazione, poi voglio anche una valutazione da parte di Stefano. Domenica il Castelnuovo ha segnato nel finale con Casimirri, con Bregasi. Però mi sembra che qua, da quando gli attaccanti, e quando parlo di attaccanti intendo soprattutto Stefano De Gidio, si è un po' perso il feeling con la porta davanti, il Castelnuovo faccia un po' più fatica a fare gol. Ora sarà anche un po' di sfortuna questo palo di Sbarbati, però ecco Sbarbati, e poi parliamo di Titone perché ci hanno scritto anche stasera di Titone, ecco su Sbarbati probabilmente era lecito aspettarsi un impatto un po' diverso. Quella di oggi era la sua partita perché doveva un po' riscattare l'espulsione di un paio di partite fa, mancavano dei giocatori che erano dei pilastri. Era la sua grande opportunità per fare una partita importante ed essere risolutivo. È stato anche sfortunato alla fine, qualche gol lo ha mancato in precedenza, però è pur vero che se al 15 di settembre ci avessero detto che alla 15ª giornata Castelnuovo Porto Sant'Elpidio sarebbe finita 0-0, noi avremmo detto ok, punto, va bene. È chiaro che la stagione che ha fatto il Castelnuovo finora rende questo punto deludente, perché la classifica del Castelnuovo è quella, molto bella, la classifica del Porto Sant'Elpidio è molto brutta, però sono degli incidenti di percorso che ci stanno, altrimenti davvero quasi pretendiamo che il Castelnuovo debba vincere il campionato. Sicuramente era lecito attendersi di più, però è importante non farne un dramma e ripartire, deve essere da lezione per le prossime gare, perché come ha detto il mister Di Fabio non è che vai in campo e automaticamente vinci, devi fare gol. Peraltro aggiungo che il campo basso a Porto Sant'Elpidio domenica scorsa ha vinto soltanto 2-0 e parliamo del campo basso, quindi voglio dire che il Porto Sant'Elpidio sta facendo delle partite dignitose e mi aspetto, visto che si parlava di gara trappola per la Vastese, mi aspetto che domenica per la Vastese non sia una passeggiata come la classifica potrebbe dire, perché il Porto Sant'Elpidio anche dopo il cambio dell'allenatore si sta un po' risistemando, è una squadra che è organizzata almeno nella fase difensiva e devi fare gol per battere. Ovviamente. Castelnuovo ha giocato con i rincalzi, pareggio che sicuramente va bene al Porto Sant'Elpidio. Ripeto la domanda, Titone che fine ha fatto? Rientra ancora nei piani della società, Stefano? A questo punto, a 3 giornate dalla fine del girone d'andata, credo proprio di no. Non entra più tra i piani della società, lui ha avuto qualche problema anche fisico, si è allenato poco, ha avuto, come detto, dei problemi, però a quanto ne sappiamo non rientra proprio nei piani ormai della società o del tecnico Di Fabio. Però si va avanti così, senza altro trovare sul mercato, da quello che quindi, c'è il DSC. Qualora andasse via Titone, il Castelnuovo non andrebbe a cercare un eventuale sostituto, d'altronde fino a questo momento ha fatto senso. A meno che non arrivi un'occasione irrinunciabile, ma deve essere proprio un'occasione. Che non mi sembra all'ordine del giorno. Quindi tu pensi che per tipologia di partita la gara di domenica contro il Rieti sia più, oltre al fatto che rientrano in parecchi, sia più nelle corde di questa squadra?
Sì, è una squadra che esprime il suo miglior calcio paradossalmente contro le squadre più forti, contro le squadre che a cui piace fare il gioco, a cui piace la ricerca del gol, a cui piace aprirsi. Assolutamente. Oh, ragazzi, stiamo per andare a vedere il prossimo turno, perché siamo in chiusura, sono le 20.59 per chi ci sta seguendo in diretta, ovviamente sul canale 14 e 514 del Digitale Terrestre. Questa la giornata di campionato, ovviamente, al netto di eventuali rinvii. Io adesso sicuramente Pineto Matese non si gioca. Sì. Sì. Non so il Monte Giorgio. È da vedere. Contro la Briglia. Atletico Porto Sant'Elpidio Vastese, Fiuggi Campobasso, poi scontro tutto abruzzese tra Giulianova e Notaresco, Agnonese Castelfidardo, come detto Pineto Matese non si gioca e dunque il Pineto tornerà in campo domenica tra 10 giorni, per intenderci. Recanatese Vasto Girardi, Rieti Castelnuovo, Tolentino Cinzia Albalonga. Stefano, ma non è che il Castelnuovo a questo punto rischia di spianare ancora di più la strada al Campobasso, magari fermando i Rieti? Sì, ma io penso che a questo punto se lo augurano c'è in Castelnuovo, cioè Castelnuovo va avanti per la sua strada, sicuramente l'obiettivo non è quello di vincere il campionato, è l'obiettivo di arrivare a una salvezza il prima possibile e magari sperare e giocarsi un posto nei playoff. Poi non si sa mai, sappiamo come funzionano questi campionati delle matricole, però sicuramente andare a Rieti per fare la partita e per portare a casa i 3 punti, come nelle corde di questa squadra. Oh, tra l'altro il Campobasso va a Fiuggi, non sarà una passeggiata. Quindi non è facile. Certo. Non è assolutamente un impegno semplice. Vabbè ragazzi, noi siamo in chiusura. Grazie a Stefano Recanati. Ciao Stefano. Grazie a voi, ciao. Grazie, buona serata Stefano. No. Grazie. No, perché la notizia è che domenica non vado a Genzano, gioca fuori. Questa è la vera notizia. E questa è la vera notizia. Cioè, è che tra poco l'asta del fantacalcio, quindi queste sono le due notizie della serata. Te viaggi sull'asse Castelnuovo Genzano sulla A24, che da lì è anche comodo, da Castelnuovo prendere la A24 per andare a Roma e poi uscire. Tu vivi insomma su quella tratta. Vivo sull'autostrada. Ok, hai fatto l'asta del fantacalcio? No, vado. Ah, vai adesso? Vado. Obiettivi? Vediamo. Non mi io oggi ho preso perché gente, sennò mi spi- no, perché mi spiano, perché mi possono spiare. Ah, ok, allora, no, allora zitto, io oggi ho strapagato niente meno che Fernando Llorente, cose dell'altro mondo. Va bene, grazie Stefano, buona asta del fantacalcio. Ciao, grazie, ciao. Andrea. C'è qualche aggiornamento forse sul telefono? Da parte mia? Non so. Vai Roberta Di Sante. Allora. Dunque, Roberta ci fa sapere, ovviamente in ottica Pineto, che ha avuto la possibilità di confermare che Amaulo ha avuto ha parlato al presidente Brocco delle problematiche della squadra e che di fatto rimette la decisione nelle mani del presidente del Pineto. Giusto? Ho interpretato bene, Andrea? Sì. L'ho letto veloce il messaggio. Sì. Sostanzialmente Amaulo è andato dal presidente Brocco, gli ha detto cosa non funziona e a questo punto il presidente decida lei. Assolutamente sì, quindi vedremo le prossime ore. Ci dai una notizia che non riguarda la Serie D, ma riguarda la Serie C, perché a proposito di delusioni, il Bari ha pareggiato con la Cavese. In cui la Ternana non vince, dopo tanto tempo, fa 1-1 a Palermo, il Bari gioca contro la Cavese, dovevano essere, a proposito di 3 punti sulla carta, facili, e invece il Bari non è andato oltre l'1-1 con la Cavese, squadra in ritiro, Bari in ritiro. Anche perché se ora continua così il Bari non solo non vede più la Ternana, ma qui può essere a repentaglio anche il secondo posto. Sì, assolutamente. Poi noi proprio ieri abbiamo detto, vabbè, Bari Cavese, capirai. Cioè, vince invece facile il Bari con la Cavese. Va bene. Ragazzi, grazie anche a Maurizio Daguini e regia, a tutti i tecnici e i giornalisti che hanno lavorato alacremente anche in questo mercoledì di campionato. L'Abruzzo del Pallone torna tra poco.
domenica alle 19:30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.